Si ritiene che il re Carlo III abbia invertito i piani per un'incoronazione ridotta a favore di una celebrazione più decadente, per pubblicizzare il Regno Unito. Il biografo di Meghan Markle, Omid Scobie, ha criticato il re Carlo III per non essere in contatto con i suoi piani per tenere una lussuosa incoronazione dopo aver discusso della grande ansia e difficoltà provate dai britannici nel suo discorso di Natale. The King presentava filmati di banchi alimentari e servizi di ristorazione che fornivano supporto al pubblico in difficoltà nel mezzo di una delle peggiori crisi del costo della vita vissute nel Regno Unito da decenni. Il signor Scobie, tuttavia, ha etichettato Sua Maestà come ipocrita per aver denunciato lo stato di cose che attualmente devono affrontare i britannici, mentre ha invertito i suoi piani per avere un servizio di incoronazione più snello a favore di pompa e circostanza a tutto campo. Scobie ha dichiarato: "Sembrava piuttosto ipocrita da parte del re esprimere simpatia e preoccupazione per le difficoltà affrontate dalla nazione che serve quando, appena una settimana prima di registrare il suo messaggio al castello di Windsor, aveva tranquillamente fatto una drammatica inversione di marcia sui piani per le celebrazioni dell'incoronazione a prezzo ridotto." Buckingham Palace aveva precedentemente annunciato che l'incoronazione del re il prossimo maggio sarebbe stata ridotta rispetto al servizio tenuto in onore della regina Elisabetta II nel 1953. Ma il primo ministro Rishi Sunak la scorsa settimana ha promesso che l'incoronazione metterà in mostra il meglio della Gran Bretagna e sarà un momento unico per il paese. Il signor Scobie ha stimato che il costo dell'incoronazione potrebbe richiedere fino a 100 milioni di sterline, il doppio del costo dell'incoronazione di sua madre oltre 70 anni fa. Hanata o tsule salitai.